Paolo Di Paolo il ruolo di tenere il filo di tanti scrittori intellettuali che saliranno su questo palco a leggere testi sulla libertà, lo spazio che difendiamo è questo, a cui si aggiunge anche la carta stampata, e saranno questi, sarà questo il senso, sarà marcato da quello spazio lì il senso di queste letture. Questa maratona oratoria di oggi fondamentalmente è stata costruita da le case editrici, gli intellettuali, gli scrittori, diciamo tutti quei laboratori culturali che oggi in Italia sono molto vivi e che fanno un lavoro di supplenza rispetto all'assenza della politica. E perché oggi devono fare un lavoro di supplenza le case editrici, gli scrittori, i giornali, le associazioni culturali? Perché in realtà il lavoro berlusconiano di propaganda in Italia è diventato talmente pervasivo e talmente lungo nel tempo che oggi veramente bisogna ricostruire dal basso un tessuto culturale, formativo, educativo e che quindi serve un lavoro molto più lungo. La propaganda di Berlusconi non è più suggestione, non è più un'informazione pubblicitaria, elettorale, ma fondamentalmente ha tolto anche la capacità di immaginazione, di capacità critica, anche la possibilità di immaginare una politica diversa. E quindi il lavoro che bisogna fare è sul pre-politico, cioè sull'immaginario. L'abbiamo detto tante volte, per tante ragioni, perché si interrompe all'origine il circuito informativo, impedendo la raccolta di notizie riguardanti i reati alla magistratura. E poi soprattutto perché i cittadini non saranno informati su vicende gravi, su vicende che possono riguardare crimini, che riguardano la corruzione, che riguardano un ceto dirigente, chiamiamolo così, che nell'ultimo periodo ha mostrato una faccia non rispettabile. I cittadini hanno bisogno di essere informati. Luigi Einaudi diceva conoscere per deliberare. Se un cittadino non sa tutto ciò che riguarda l'esercizio del potere, non può poi deliberare. Deliberare già nel momento del giudizio sulle persone che lo governano, delle persone che si sottopongono al suo giudizio come candidati. È un passaggio essenziale della democrazia. Se non c'è la libertà di conoscere, la democrazia in un paese non c'è. Ognuno fa quello che può, ha i mezzi che ha e io in questo momento non ho in mano una telecamera, per esempio. Ho la mia voce, c'è un teatro, ho la mia parola. È la situazione di molti cittadini che hanno le loro parole in rete, in piazza, nei teatri. Questo possiamo fare e questo facciamo. Io personalmente mi sentirei paternalisticamente defraudato della mia capacità critica, anche della mia voglia di indagare su degli atti che sono già pubblici quando sono rilevanti dal punto di vista giudiziario, sono attingibili e quindi non capisco perché qualcuno dovrebbe filtrarli per me. Nel momento in cui io come cittadino dovessi e volessi valutare anche per una mia, chiamiamola così, insomma, sete di indagine, ecco, a partire da documenti che sono, insomma, in quanto giudiziari, che sono attingibili, riscontrabili, ecco. Trovo un filtro, ecco, quando c'è qualcuno più potente di te che decide, no, questo non fa per te, questo lo filtro io per te, ecco, io divento un po', insomma, insorgo, divento allergico.